Gentili signore e grandi signori, a nome del municipio e del Dicastero Cultura vi porgo il più cordiale benvenuto e sono contento di poter introdurre la conferenza Leonardo da Vinci, il genio totale universale, nel giorno preciso di 500 anni dalla sua morte. Abbiamo voluto fare questa conferenza proprio stasera perché è la data esatta. Il 2 maggio 1519 moriva infatti in Francia uno dei più grandi geni della storia dell'uomo che oggi vogliamo umilmente commemorare. Pittore, scultore, biologo, anatomista, ingegnere, inventore, armaiolo, architetto, astronomo, musicista, poeta, mi sono solo avvocato lui di queste cose. Leonardo da Vinci rappresenta l'apice dell'uomo rinascimentale, l'uomo completo che spazia la propria conoscenza, l'antitesi dello specialista, che invidia, devo dire, che provo. Per chi non la conoscesse, Beatrice Gaggiotti è stata qui già due volte a tenere delle conferenze, questa è la terza. Si è laureata in architettura presso l'Accademia di Mendrisio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, con ottimi risultati, bisogna dirlo. È pianista e cantante e oltre a frequentare corsi di musicologia a Milano è appassionata di comunicazione, neurologia e psichiatria, un po' come Leonardo. Tiene alcuni dei corsi paraculti organizzati dal DEX e il 1 marzo 2016 ha fondato ARS, Accademia delle Arti, potete vedere il volantino, con sede a Chiasso, dove si insegnano le tre forme d'arte, cioè la musica, le arti visive e la scrittura. Ringrazio Beatrice per il coraggio nel parlare di un personaggio così illustre e complesso, così come tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa serata, in modo particolare la signora Darin che vedo in sala. Auguro a tutti un buon ascolto, una buona serata, do la parola a Beatrice. Grazie. Buonasera, grazie di essere qui, grazie al Comune di Coldrenio che mi ha permesso di tenere questa conferenza. Stasera provo a parlarvi un pochino di Leonardo, in un'ora e mezza non riusciamo a dire tutto, però provo a darvi almeno un'idea di chi era Leonardo da Vinci. Ho voluto aprire questo piccolo spettacolo, diciamo così, questo piccolo incontro con questo quadro. La luce va bene? La passiamo. Questo quadro, la scuola di, in realtà non è un quadro, è un affresco, ed è la scuola, ottimo, è la scuola di Atene, non è di Leonardo ma è di Raffaello. Raffaello nei Palazzi Vaticani affresca questa parete, questa lunetta, ce n'erano altre, chiamandolo appunto la scuola di Atene. Quindi in questo enorme impianto prospettico lui va a mettere tutta una serie di personaggi storici che sono stati estremamente importanti e ad alcuni di loro dà le fattezze di persone abbastanza contemporanee a lui. Per esempio questo Eraclito ha le fattezze di Michelangelo. Ma quello che a noi interessa sono i due personaggi centrali che sono Platone e Aristotele. E sono loro due. Allora, troviamo Platone che fa il gesto in alto perché sta indicando quello che lui chiamava l'iperuranio, ovvero il mondo delle idee. Secondo Platone esisteva un mondo ultrasensibile dove esistevano incorrotte tutte le idee del mondo, perfette, che calando nel nostro mondo davano forma alle cose. E quindi ecco perché Platone sta così. Aristotele è stato un suo allievo. La gestualità è contraria, perché Aristotele dice, secondo me la realtà delle cose è in realtà nelle cose stesse, quindi noi dobbiamo osservare il mondo per capirlo. E questa gestualità sarebbe stata molto idonea a Leonardo, ma Raffaello prende l'aspetto di Leonardo e lo mette a Platone. Quindi questo Platone ha il viso di Leonardo da Vinci. Ma perché ho detto che lui sarebbe un po' più, diciamo, consono a Leonardo? Andiamo a vedere chi era Leonardo. Allora, Leonardo nasce il 15 aprile 1452 alle ore 3 di notte da un notaio che si chiamava Ser Piero. Noi questo lo sappiamo perché il papà di Ser Piero, cioè nonno di Leonardo, Ser Antonio, scrive in un rimembrario di famiglia una frase piuttosto lunga dove comincia dicendo: nacque un mio nipote, figliolo di Ser Piero, mio figliuolo, al di 15 di aprile in sabato, a ore 3 di notte. Tutto chiaro quindi?
In realtà non così tanto. Cominciamo da nome e cognome. Si chiamava davvero Leonardo da Vinci? Allora, il nome non era Leonardo, ma era Leonardo. E questo Sant'Antonio lo scrive, ebbe nome Leonardo. E infatti lui, questa è una firma autografa, lui si firma io, Leonardo da Vinci. Quindi quello era il suo nome, che poi è stato modernizzato in Leonardo, e oggi non lo chiamiamo tutto Leonardo. E il cognome è da Vinci? Da Vinci era il suo cognome? Beh, lui nasce a Vinci. E questa è una foto moderna della cittadella di Vinci, in Toscana. Quindi da Vinci non è il suo cognome. E noi il cognome di Leonardo non lo conosciamo, non sappiamo qual è il suo casato, per il fatto molto semplice che la sua famiglia non era sufficientemente ricca e famosa. E di conseguenza noi sappiamo che lui era chiamato da tutti Leonardo del Ser Piero da Vinci. Punto. Nient'altro. E lui si firmerà sempre Leonardo da Vinci, ma da Vinci non è il suo cognome. Le cose divertenti ancora di più arrivano con la data. Cominciamo con l'orario. San Antonio ci dice che il suo nipote è nato alle 3 di notte. Ora, non dobbiamo però pensare che siano le 3 di notte come lo intendiamo noi, cioè 3 ore dopo la mezzanotte. All'epoca non esisteva un concetto di tempo e di orario come ce l'abbiamo noi. Se pensiamo che ai tempi di Einstein, quando lui faceva i calcoli, quello che stava facendo per appunto relatività e quant'altro, o meglio quello che poi l'ha portato anche a ragionare in quel senso, a un certo punto si è detto, ma non è che magari se diamo lo stesso orario a tutte le città ce la caviamo meglio con i treni, perché ogni città aveva il suo orario. Qui era una roba del genere, cioè era mezzogiorno quando il sole era a picco, però non è che a picco era per tutto nello stesso punto. E si contava la notte a partire dal tramonto. Ora siamo in aprile, perciò quando può essere calato il sole? Alle 6? Alle 7? 7 e mezza? Quindi 3 ore nella notte vuol dire 3 ore dopo il tramonto. In pratica Leonardo non è nato alle 3 di notte, ma intorno alle 21-22, quindi alle 9, alle 10 di sera. E ancora più divertente è il giorno, il 15 aprile, che viene tenuto come data, cioè si dice che Leonardo sia nato il 15 aprile, però se si va a vedere delle biografie posteriori, quindi moderne, a volte si legge che Leonardo è nato tra il 23 e il 24 aprile. Quindi Ser Piero gli è nato il nipote, sto cristiano, non sapeva che giorno era. No, in realtà era il 15 di aprile del 1452 però. E cosa accade? 130 anni dopo la nascita di Leonardo spariscono 10 giorni dal mondo. Perché? Allora, la storia è questa. Quello è Papa Gregorio, è estratto da una pittrice donna, tra l'altro, Lavinia Fontana. Che cosa succede 130 anni dopo? Allora, facciamo un passo indietro. Una cinquantina d'anni prima di Cristo, Giulio Cesare se ne inciuccia con Cleopatra. I romani avevano un calendario tutto loro basato sulle fasi lunari. Quando lui va alla corte di Cleopatra, ci stanno gli astronomi che gli dicono: senti, guarda che io ho un sistema migliore. Fai l'anno di 365 giorni che vedi che funziona, e ci mettici anche il bisestile che vedi che funziona. E Giulio Cesare lo fa introducendo il calendario giuliano. C'è un problema però. L'anno solare non è esattamente di 365 giorni, ma c'è uno scarto, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Questo porta a 1600 anni dopo ad aver accumulato uno scarto tale che nel 1582 stavano 10 giorni spostati. In pratica il calendario segnava l'11 di marzo, ma solarmente era il 21, c'era l'equinozio. E quindi Papa Gregorio ha detto, sai che qua, forse è meglio che la mettiamo a posto. E infatti lui ha deciso di passare dal 4 ottobre 1582 al 15 ottobre 1582 diretto, dal 4 al 15, tagliato fuori 10 giorni e ha rimesso in sesto il calendario. E quello è il calendario gregoriano che noi usiamo ancora oggi. Quindi quando è nato Leonardo, sì, era il 15 di aprile, ma di fatto no. Perché se in quella data di Gregorio, nel 1582, stavano fuori di 10 giorni, 130 anni prima erano fuori tra gli 8 e i 9 giorni. Quindi ecco perché Leonardo in realtà è nato tra il 23 e il 24 aprile e non il 15. Però si prende per buono il 15 perché comunque Ser Piero ha scritto così ed era vero al momento. Chi è Leonardo? Allora qui vabbè, questo è l'uomo che troviamo in centro all'entrata.
Chi è Leonardo? Allora, Leonardo era una persona molto particolare ed è stato già molto famoso in vita. Allora, cominciamo a dire che era un figlio illegittimo. Lui è nato da un rapporto d'amore fra Ser Piero, che era un notaio, e una donna di nome Caterina, che però non aveva la sua stessa estrazione sociale, aveva un'estrazione sociale molto più bassa. Per questa ragione loro due non si sono potuti sposare. Sono stati obbligati ognuno a sposare una persona del proprio rango, e lei era qualcosa tipo una contadina, lui era un notaio. Quindi Leonardo è nato figlio illegittimo. Ma la cosa buona è che è stato sempre molto ben voluto da entrambe le famiglie. Gli voleva bene sia la famiglia della mamma, sia la famiglia del papà. Lui è cresciuto dapprima col papà, poi ancora un po' con la mamma, poi conosceva entrambi, stava da entrambi. E aveva anche uno zio, un zio Francesco, che anche lui gli voleva molto bene. Però la condizione di figlio illegittimo è stata apparentemente una sfortuna, in realtà una fortuna. Perché prima di tutto non ha potuto fare il notaio come il papà. E quindi il papà, quando ha visto che il bambino disegnava, ha detto: senti, tu non puoi fare il notaio come me, però guarda che disegni, aspetta che ti porto dal Verrocchio, che lo conosco, che ti piglia a bottega, se ti prende c'hai un mestiere. E infatti il Verrocchio l'ha preso. E poi dall'altra parte è stato molto importante perché lui, in quanto figlio illegittimo, non ha potuto frequentare le scuole normali, cioè le scuole accademiche, perché non lo volevano. E allora cosa ha fatto Ser Piero? Un po' lo istruiva lui, un po' lo zio, poi hanno preso un maestro che dava quello che poteva, per cui l'istruzione di Leonardo è stata all'inizio un po' più bassa di quella accademica, ma molto più libera, perché quella, l'istruzione accademica era al tempo un po' soggetta a determinate pregiudizi, a determinate idee teologiche, a determinate verità che non andavano toccate, cosa che Leonardo non ha avuto perché non ha avuto quel tipo di istruzione. E questa è anche la ragione per cui era mancino, dopo lo vediamo. Leonardo fin da piccolo è praticamente stato incuriosito da tutto. Lui andava insieme allo zio, eccetera, andava a vedere gli animali, andava a vedere le piante, li sezionava, non gli animali, sezionava le piante, vedeva un po' come funzionavano i corsi d'acqua, e quindi fin da subito è entrato in questo concetto dello sperimentare ciò che vedeva. Una volta che è entrato a bottega dal Verrocchio, non si faceva solo scultura e pittura, ma si faceva molto altro, si faceva musica, filosofia, matematica, teologia. Le botteghe non erano semplicemente la bottega d'arte, era qualcosa di molto di più. Questo insieme di cose, insieme di convergenze, ha formato quello che noi oggi chiamiamo il genio universale. Ma che cos'è il genio universale? Allora, dobbiamo capire in che periodo siamo. Siamo a cavallo tra 400 e 500. Il Medioevo è finito da abbastanza poco. E per farla breve, ora, il Medioevo è meno buio di come di solito lo pensiamo. E l'Umanesimo e il Rinascimento sono meno chiari di quanto di solito lo pensiamo. Piccola parentesi, la caccia alle streghe del 400 non è nel Medioevo. Qui, ok. Però per farla breve, passiamo da un Medioevo in cui c'era un concetto teocentrico, theos, Dio, al centro, a un concetto antropocentrico, quindi antropos, l'uomo, al centro. Perciò si passa da: se accade qualcosa è volontà di Dio o è Dio che si è arrabbiato, quindi dobbiamo pentirci, a: se accade qualcosa c'è un motivo. Qualcosa che si rifà un po' all'idea di Aristotele, ok? Quindi questo che cosa porta? Porta al fatto che prende una grandissima importanza la cultura. Bisogna sapere, soprattutto sapere di scienza. Non è la scienza come la intendiamo noi oggi, chiaramente, ma sono gli albori. Leonardo è, in un certo senso, il precursore del metodo scientifico. Osservo, mi formo un'ipotesi, la verifico. Se la verifica non convalida l'ipotesi, la scarto. Se la verifica convalida l'ipotesi, ora, diciamo, teorizzo è una parola grossa, però comunque diciamo che la prendo per buona, non si arriva ancora all'idea di teorizzazione, ok? In scienza una teoria è da theoros, in greco quindi da vedere. Una teoria è una roba che mi fa vedere, quindi una teoria non è un'opinione. Una teoria è una, praticamente è la verbalizzazione di un processo. Io vedo e dico, ok, ho osservato che funziona così, quella è la teoria. Era l'unico? No, non era l'unico Leonardo, non era l'unico uomo totale o uomo rinascimentale.
ce n'erano tanti, ma basta pensare a Leon Battista Alberti, ce n'erano tanti e a volte erano studiosi, quindi diciamo scienziati, comunque artisti, architetti, quelli che noi oggi chiamiamo ingegneri, che avevano questa cultura a 360 gradi, ma molte volte erano anche dei nobili, dei rampolli nobili, perché c'era proprio l'ideale dell'uomo totale, dell'uomo rinascimentale. Quello che però contraddistingue Leonardo è che così tanta roba e così a fondo ci è arrivato praticamente solo lui. Lui era qualcosa del genere, lui si è occupato veramente di tutto. Era pittore, scultore, l'abbiamo visto prima, adesso poi lo vediamo più in dettaglio, naturalista, biologo, anatomista, ingegnere, oggi lo chiameremo ingegnere, architetto, un costruttore d'armi, poeta, musicista, regista. Lui veramente ha fatto tutto, perché a lui interessava tutto. Ed era anche un buon esperto di marketing, Leonardo. Si sapeva vendere un sacco bene, era anche per quello che aveva un bel po' di commissioni. Leonardo era già una leggenda in vita. Lui non ha dovuto aspettare di essere la leggenda postuma, lui era già una leggenda in vita. Era una personalità molto particolare. Innanzitutto aveva un carattere, almeno così ci rimandano i suoi contemporanei e chi l'ha conosciuto, aveva un carattere estremamente affabile, estremamente ironico, estremamente umile, sapeva parlare, parlava con tutti, gli piaceva intrattenersi con le persone, gli piaceva fare quella che noi oggi chiameremmo divulgazione. Infatti c'è qualcuno che scrive: Leonardo rende facili le cose difficili, perché lui le spiegava alla gente, raccontava anche storielle, barzellette, sapeva ovviamente conversare di tutto, suonava la lira, cantava, era un intrattenitore nato, a differenza per esempio di Michelangelo, che aveva un caratteraccio che non poteva dare nessuno. Leonardo si vendeva molto bene. Aveva un look notevole, lui si studiava il suo look, gli piacevano i colori, gli piaceva il rosa, aveva una cappa rosa che amava molto, si teneva sempre ben tenuto, pulito, e apparentemente, a quanto ci dicono, era un bell'uomo, molto bello, di viso e di fisico. Noi sappiamo come è fatto, che viso aveva Leonardo? Allora, questa è l'immagine della statua che c'è in Firenze. Ma questa statua è in realtà lo stereotipo di Leonardo. Noi abbiamo qualcosa che potremmo dire delle fotografie di Leonardo. Tanto per cominciare, abbiamo questo. È molto bello, questo è il David del Verrocchio, cioè del maestro di Leonardo. Il Verrocchio, intorno al 1472-73, getta questo David in bronzo. E che cosa succede? Vabbè, chiaramente David con la testa di Golia ai piedi. Però degli studiosi hanno cominciato a studiarci su questa scultura e hanno notato che, tanto per cominciare, le descrizioni sembrano corrispondere a quelle che erano di Leonardo. Quindi un bel viso, molto proporzionato, molto dolce, un fisico atletico. Leonardo veniva detto avere anche una notevole forza fisica. Quindi un fisico ben proporzionato, snello, atletico. E allora che cosa hanno fatto gli studiosi? Ah, i capelli riccioli. Che cosa hanno fatto gli studiosi? Hanno preso il volto del Davide del Verrocchio e hanno fatto un aging, cioè l'hanno preso e l'hanno invecchiato. E hanno ottenuto in effetti qualcosa di molto simile all'unico autoritratto che abbiamo di Leonardo che si assicuri che sia il suo, cioè quello, che è un autoritratto che lui si fa un paio d'anni prima di morire. Questo viso invecchiato arriva a essere qualcosa di molto simile a questo. Ed effettivamente non sarebbe strano, perché lui aveva circa 20 anni e stava a Bottega del Verrocchio. E tenendo presente che neanche i più grandi disegnano a memoria, ma ci va un modello, non è niente strano che il maestro abbia chiesto a uno dei suoi allievi: senti, mettiti lì, che mi fai da modello, perché io ho questa idea, voglio fare il David, mettiti lì, che secondo me sei adatto. Quindi molto probabilmente questo è il viso di un Leonardo ventenne. Ora, io ho appena detto che questo è l'unico autoritratto di Leonardo che abbiamo. Allora, questo autoritratto, appunto, lui se l'è fatto quando mancavano 2-3 anni prima della sua morte. Quindi è un Leonardo stanco, che non risparmia niente dei difetti, per così dire, cioè lui proprio si disegna questo viso senza migliorarlo, ed è una persona per l'epoca avanti con l'età. Anche lì
quando si parla di età, ovviamente bisogna contestualizzare cosa voleva dire essere avanti con l'età nel 500, cioè contando che si moriva a 50 anni, le ragazze si sposavano e figliavano a 14, è tutto in proporzione. Lui aveva 67 anni, oggi non ci sarebbe problema, all'epoca era già un uomo di una certa età. Ora, questo quindi lui si ritrae. Però cosa succede? Che qualche anno fa Piero Angela, nel codice del volo, che dopo vediamo, vede spuntare un disegno. Allora lui fa degli studi e tira fuori, insieme ovviamente non da solo, insieme a un'equipe, tirano fuori questo disegno, che a primo acchito, fra il naso, i lineamenti della bocca, i lineamenti delle sopracciglia, uno dice, ma è Leonardo. Eh sì, parrebbe Leonardo, anche se qualcuno dice che potrebbe essere Francesco Melzi, un suo allievo, ne parliamo dopo. Ora, può essere, tutto può essere, perché non c'è scritto un nome, non c'è scritto una data, non c'è scritto niente, quindi poi potrebbe essere il Melzi. Ma che cosa fa pensare che forse è Leonardo? Questo particolare qui, quest'occhio qui, perché? Quando i pittori si ritraevano guardandosi allo specchio, però se te ti guardi allo specchio ti vedi spicchiato, appunto. E Leonardo questa cosa non la voleva, allora lui usava un gioco di specchi per fare in modo che alla fine lui guardava e vedeva se stesso così com'era, non ribaltato dal riflesso. Il gioco di specchi però fa un effetto particolare sull'occhio più esterno, praticamente, per così dire, lo storta un pochino, ed è la stessa cosa che sta qui, solo che qua si vede meno. Eccolo qua, adesso il discorso è, se fosse il Melzi e lui ha disegnato il suo allievo, c'ha senso mettergli gli specchi intorno? A meno di un esperimento, non veramente. Quindi probabilmente questo è davvero Leonardo. Leonardo probabilmente 35enne, circa, più o meno, a stimo. Qui si parla di autoritratti. Ovviamente gli autoritratti non sono l'unica cosa. C'è anche qualcuno che ha ritratto Leonardo. E Francesco Melzi, chi era? Non era il suo compagno. Francesco Melzi era l'allievo preferito, che è stato con lui nell'ultima quindicina d'anni, cioè è stato il suo allievo nell'ultima quindicina d'anni di vita di Leonardo, ed erano legati da una profonda amicizia. E il Melzi ritrae qui il suo maestro, evidentemente molto più giovane dell'autoritratto di Leonardo, qui potrebbe essere indicativamente cinquantenne, e qui si vede come il Melzi abbia ritratto Leonardo con i tratti del viso più fini e più lunghi, che in realtà sono del David del Verrocchio, quindi questo nasone che esce quando Leonardo ritrae se stesso, in realtà non c'è qui e non c'è neanche nel David del Verrocchio. Qui la domanda è, a meno che lui si vedesse così, però insomma, questo Leonardo ha molto i tratti lunghi del David. Allora, Francesco Melzi è stato importante perché, siccome erano così legati, Leonardo, quando ha fatto testamento, ha lasciato al Melzi qualcosa di preziosissimo per lui e in realtà anche per noi, cioè la miriade di taccuini. Leonardo girava sempre con un taccuino in borsella, sempre, perché lui si appuntava di tutto, fermava la gente per strada e la schizzava perché gli serviva per i dipinti. Poi vedeva una cosa, faceva le osservazioni, scriveva, gli venivano delle idee e appuntava. Aveva una miriade di taccuini che lui chiamava i miei libri e li ha lasciati al Melzi. Francesco Melzi li ha tenuti come l'oracolo, ma non il figlio. Purtroppo quando il Melzi è morto, il figlio e poi gli eredi dopo hanno praticamente sparpagliato tutto questo tesoro di Leonardo. E alcuni rubati, alcuni venduti, molti strappati, molti smembrati. Oggi noi abbiamo 10 cosiddetti codici di Leonardo, ma in realtà non sono altro che un riassemblamento di una parte dei taccuini. Una parte, perché quello che abbiamo oggi si stima uno occhio che sia un quinto di ciò che Leonardo ha scritto. Dov'è finito il resto? Sarebbe bello saperlo. Ogni tanto spunta qualcosa, ma è anche possibile che una parte sia andata persa. Questo, per esempio, è uno dei taccuini integri, cioè piccolini come li usava lui per portarseli dietro, quindi non le pagine tagliate poi reincollate sul codice, come il codice atlantico che è grosso così, che ce l'hanno reincollato sopra. Questo è uno dei taccuini superstiti interi, fa parte della collezione del codice Forster ed è più o meno datato. Qui possiamo vedere che cosa Leonardo ci faceva su questi taccuini. Innanzitutto lui ci scriveva appunto tutti i suoi appunti di biologia, faceva studi anatomici, ora andremo a vederli.
architettura, pianificazione territoriale. Lui aveva fatto la città ideale per Ludovico il Moro, su più livelli, che metropoli aveva fatto. Ingegneria, volo degli uccelli che lo vediamo, acqua, armi, studi per dipinti, appunti in generale, ma niente di sé. Infatti quello che noi sappiamo di Leonardo lo sappiamo o perché qualche contemporaneo l'ha detto scritto e quindi in qualche maniera ci è arrivato, o dai posteri, tipo i Vasari, che 50-60 anni dopo va dal Melzi, piglia le cose che c'erano lì e comincia a mettere giù la biografia di Leonardo dentro nel suo Vite degli importanti pittori e scultori. Quindi quello che noi sappiamo di Leonardo non è in fonte diretta, ma è in fonte terza, e quindi quanto è attendibile? Una parte probabilmente è anche molto romanzato. Comunque, al di là di questo, ogni tanto compare una lista di cose da fare, una cosa che lui appunta su di sé, ogni tanto c'è qualche perla dentro, però di base non molto. Eccolo qua, un taccuino, diciamo, tipo, dove c'è una parte di disegno, qui probabilmente stava studiando qualcosa che potrebbe essere o un'architettura dell'acqua, e la sua famosissima scrittura roversa. Perché è vero che Michelangelo, buonanotte, che Leonardo scriveva rovesciato. E perché? È perché era mancino. Allora, come ho detto prima, lui non ha fatto studi accademici, lui c'aveva il maestro in casa, c'aveva il papà, c'aveva lo zio, e poi a bottega, che probabilmente non si sono manco lì mai preoccupati di correggerlo. Cosa succede? Un mancino, quando scrive, con penna e china, spacca il foglio o spacca il pennino, lo so perché sono mancina anch'io. Cioè non ce la fai a scrivere per così col pennino a china. Con le penne stilografiche odierne, io uso praticamente solo quelle, non c'è problema. Ma col pennino non puoi scrivere così perché ti incastri. O anche con la penna calligrafica. Il pennino ha bisogno di essere tirato per fare la linea corretta. È chiaro che un mancino non può tirare, e lui che ha fatto? Per non spaccare i fogli è andato dall'altra parte. Molto semplicemente. E lui si è preso, diciamo, questa abitudine che gli stava comoda di scrivere a rovescio. Poi sapeva anche scrivere diritto, perché sennò non poteva scrivere le lettere formali. Molte volte si faceva scrivere dagli allievi, però comunque le sapeva scrivere. Ma lui per sé stava più comodo ormai a fare come quando aveva imparato da bambino. E che cosa fa? E qui, ecco quindi, parentesi, non era per criptare gli appunti, perché a parte il fatto che esistevano sistemi di criptazione, a parte il fatto che avrebbe potuto inventarsene uno, ma poi voglio dire, pigli uno specchio e gli appunti li leggi, quindi non è questo gran sistema di segretezza, ecco. No, era semplicemente più comodo. E che cosa fa a un certo punto, quando lui è adulto? Questo. Siccome lui stava scomodo a scrivere col pennino, e obiettivamente se c'hai sempre in borsello un taccuino, è una menata, portate l'inchiostro, lui si è inventato in sostanza una penna Bic. È questa qui, questa non è originale, chiaramente perché non ci è arrivata quella originale, questa è stata commissionata a un artigiano di nome Amerigo Bombara da Piero Angela per un programma della RAI. E sui disegni che ha fatto Leonardo di questa penna, questo artigiano ha ricostruito la penna di Leonardo. Eccola qua. Era una penna dove l'inchiostro praticamente si svitava dietro, veniva caricata d'inchiostro, chiusa, quando finiva l'inchiostro ce lo rimetteva. Lui si portava dietro la sua bella penna con questo tipo di punta, quindi a tutti gli effetti, per così dire, una punta Bic. Nel senso che è una penna che non ha un verso di scrittura, può essere usata in qualunque verso con qualunque mano e non c'è problema. E questa è anche la ragione per cui gli appunti di Leonardo sono molto ben leggibili. Cioè non ci sono macchie, non ci sono sbavature particolari e soprattutto non succede ciò che succede con l'inchiostro, cioè carico la penna d'inchiostro all'inizio, ho un tratto fortissimo e poi pian piano va a svanire, poi rintingo e andare. Questo no, perché avendo la penna che dosava continuamente l'inchiostro, lui finché aveva inchiostro andava avanti a scrivere, sempre uguale, quando finiva ce lo ricaricava dentro. E questi sono una... assaggio dei taccuini di Leonardo. Che cosa c'era nei taccuini di Leonardo? Di tutto. Per esempio, gli studi anatomici. Piccolo disclaimer. Ci sono dei bellissimi studi anatomici. Non li ho messi questa sera, a parte uno, perché magari no, però magari potrebbero disturbare qualcuno, nel senso che comunque ci sono, per esempio, non so, degli organi sezionati, le teste sezionate, perché lui faceva studi, quindi ho evitato, perché magari... sai mai che qualcuno può essere, insomma, non gradevole da vedere. Quindi ho scelto di mostrare alcuni studi osteologici, quindi delle ossa, e miologici, quindi dei muscoli, che sono un po' anche quella che è l'anatomia per artisti. Quindi quando si studia arte si studiano poi queste cose per capire le posizioni.
Qui per esempio vediamo uno studio, ovviamente non usava solo la penna, poi usava sanguigna, la sanguigna è una sorta di matita rossa, una matita color ocra e carboncino, ovviamente usava anche quello. Qui vediamo per esempio uno suo studio di tutta la parte della gabbia toracica e delle ossa scapolari, con una perizia veramente incredibile, cioè una vertebra per una, perché ovviamente questi sono studi anatomici veri e propri. Lui comincia intorno ai 36-37 anni e ne fa parecchie di autopsie, che a volte non era una roba proprio del tutto ben vista, perché chiaramente se la Chiesa dice che, poi, che se muori poi risorgi col corpo, non è una bella idea se ti sezionano, quindi la Chiesa non vedeva benissimo questa cosa, però insomma alla fine gli studi si facevano, lui poi aveva anche conoscenze e quant'altro, quindi lui è riuscito a fare un bel po' di autopsie. E questo per esempio è uno studio estremamente dettagliato di tutta la colonna vertebrale, l'incastro delle costole, le costole opposte fluttuanti, tutto l'osso scapolare, osso clavicolare, e qui c'è uno studio del bacino, e qui c'è tutta la sua marea di appunti che lui si scriveva, si appuntava quello che vedeva, si appuntava delle idee che aveva, delle cose da verificare. Questo è un altro studio anatomico, sono muscoli questa volta. Questo per esempio sono ovviamente i muscoli dell'avambraccio e non so se si capisce, ma praticamente sono i muscoli profondi, nel senso che è come se qui sopra mancasse la parte sopra. Questi sono i fasci muscolari più profondi, infatti si vede l'attaccatura dell'osso e del tendine. Questi sono degli studi sul funzionamento dei muscoli facciali di profilo e questi per esempio sono i numeri. Qui sono 7, qui ora non vedo, qui per esempio 5, questo è un 4, perché ovviamente lui si andava a studiare tutti i fasci muscolari, li numerava e poi andava a studiarsi tutto e si faceva i suoi appunti. Qui c'è per esempio un disegno di una fibra muscolare e così via. E anche questo è un disegno anatomico sul genere. Di nuovo, questi sono i muscoli della parte, sternocleidium astoidea, quella roba qua praticamente, che va dalla sterno, clavicola e masticazione, quindi tutta quello fascio di muscoli che praticamente ci permette di muovere il collo, di girarlo e anche in parte di sollevare le clavicole e di aprire la mandibola. Queste anche sono delle parti, sono degli studi proprio sul muscolo vero e proprio, ovviamente è brutto a dirlo, diciamo scarnificato, cioè lui andava proprio a studiare come l'ha fatto. Qui abbiamo uno studio osseo del piede. E poi in realtà ho scelto di mettere anche una tavola anatomica vera e propria, però è molto famosa, quindi non penso che ci siano problemi. Questa è una famosissima tavola anatomica di Leonardo, che è ovviamente un feto umano. Gli è capitato chiaramente di fare anche autopsie di donne incinta e lui in realtà era molto interessato a questa cosa, era molto interessato alla riproduzione e alla gestazione. E questo perché pensare che all'epoca cose del genere erano praticamente tabù, c'era tantissima superstizione ed era praticamente considerato osceno studiarle, quindi ne sapevano poco niente, quello che sapevano era mica buono. E lui era molto interessato a capire invece come funzionasse davvero e quindi si è andato a fare diversi studi sia sugli organi genitali, sia sulle donne incinte, sui feti. E questo per esempio è uno studio dell'utero con un bambino praticamente formato, ora è ancora podalico ma manca poco, che mancava poco a nascere probabilmente. Qui c'è la parte, diciamo, della parte di nutrimento, per così dire, dell'utero. Qui ci sono i vari strati del sacco uterino. Qui anche lui va a studiare come era fatto tutte le parti, quindi sono dei veri e propri studi anatomici. Leonardo non era un medico però, perché un medico è considerato quello che, data una patologia, ti dà una cura, magari la formula magica, però ti dà una cura. Leonardo non era questo, Leonardo era un anatomista, cioè lui andava, guardava e cercava di capire come era fatto, e probabilmente ne sapeva più dei medici, però comunque tecnicamente non era un medico. Ovviamente non faceva solo studi anatomici. Questo per esempio è uno studio astronomico del codice d'Ester. Questo, che tra l'altro è l'unico codice proprietà di privato e nel caso specifico proprietà di Bill Gates, che comunque senza problemi lo dà a qualunque museo, cioè questo codice gira, però tecnicamente è proprietà di Bill Gates, è l'unico codice di proprietà privata. Questo è uno studio di come il Sole illumina la Luna, quindi la Luna è illuminata perché riflette i raggi del sole, e lui si è andato a studiare come riuscivano i raggi del sole a andare a illuminare la luna, a riflettere, cosa rifletteva, eccetera, e questo è lo studio anatomico con tutta la sua miriade di appunti.
Ah, beh, questa è una delle cose probabilmente più interessanti, perché era anche una di quelle che piacevano di più a Leonardo. Leonardo era affascinato dall'acqua e dal volo, più di tutto il resto, a livello, diciamo, tecnico, per così dire. Gli uccelli lo affascinavano tantissimo. Dobbiamo pensare che all'epoca nessuno volava, non c'erano macchine volanti, e quindi la domanda era: come fanno gli uccelli a volare? E lui si è fatto interi quaderni di studio sul volo degli uccelli per tentare di capire come funzionava. Questo è una parte del codice del volo, questa è un'altra che si vede un pochino meglio. Lui si è andato a studiare come fanno gli uccelli a virare, come muovono le ali, e praticamente è riuscito a capire, almeno in parte, quella che noi oggi chiamiamo la portanza. Cioè, che cosa tiene su un aereo in aria? La portanza. O meglio, l'aereo sta in aria perché genera portanza. La portanza è un fenomeno fisico per cui l'ala dell'aereo è un'ala fissa, ok? Non è come quella degli uccelli. L'ala ha una sezione fatta tipo a goccia. L'aereo impatta l'aria a una certa velocità. Quando raggiunge un punto di velocità preciso, che è ovviamente calcolato in base a quanto è grosso, quanto pesa l'aereo e così via, raggiunge un punto di velocità preciso, l'impatto con l'aria crea un fenomeno fisico per cui l'aria sopra l'ala diventa più rarefatta, quindi più vuota, dell'aria sotto, e fa effetto aspirapolvere, per cui l'aereo viene risucchiato in alto. È così che volano gli aerei. E l'aereo, questa è la ragione per cui l'aereo, se si ferma, viene giù, perché se si ferma non impatta più l'aria e quindi c'è più portanza e viene giù come un sasso. Cosa che non capita agli elicotteri, lo vediamo dopo. Gli uccelli funzionano con questo principio. La differenza è che gli uccelli hanno il volo battente, non hanno l'ala fissa, se no saranno già schiantati. Hanno il volo battente. Col volo battente è praticamente impossibile schiantarsi, perché l'uccello, l'animale, ha sempre sotto controllo la portanza, cioè lui genera, istintivamente ovviamente, la portanza che gli serve nel momento che gli serve battendo l'ala. Quindi quando la batte, quando vuole stare in volo, la batte tesa. Questo schiaccia l'aria sotto e crea il non è vuoto, però crea una depressione sopra che lo tiene su. Quando deve salire, ritira l'ala, perché se fa questo, va giù, quindi ritira l'ala, la riscende e ribatte. Questo è il volo battente. E Leonardo era andato a studiare esattamente questa cosa. E da questa cosa gli era venuta questa idea, ovvero la macchina del volo. Lui aveva pensato di creare delle ali, non piumate ovviamente, perché la tecnologia dell'ala piumata è molto più complessa, gli uccelli hanno l'ala piumata, ma è tutto un altro discorso. Lui ha creato un'ala più simile a quella dei pipistrelli, un'ala membranosa, stecche di legno, membrana e via andare. Funziona? Allora, la leggenda dice che un suo amico ha volato veramente per qualche metro, poi è caduto e si è rotto una gamba, però la leggenda dice che per qualche metro un suo amico, tale Zoroastro, abbia volato. Ma probabilmente no, probabilmente è semplicemente una leggenda, una di quelle cose romanzate che arrivano dalla vita di Leonardo. Molto probabilmente questo sistema in realtà non è mai stato montato su nessuno e non ha mai fatto volare nessuno. Anche perché qui, per esempio, Leonardo fa uno schizzetto ovviamente del sistema di leve che muovevano l'ala. Perché noi uomini, non avendo le ali, non abbiamo i muscoli delle spalle sufficientemente forti da fare una battuta che crea portanza. Non esiste. Bisogna avere degli aiuti. Quindi qui c'era tutto un sistema di leve che andava a rafforzare il battito d'ala. Però quello che ci si domanda è: questo va bene, ma questo c'era? Perché se batti così non ti alzi. Che prima crei una cosa, poi crei l'esatto contrario e resti lì. Per cui probabilmente non l'ha mai veramente fatto. Però aveva poi tutto, perché lui era anche il regista, aveva poi studiato tutti dei meccanismi per cose di scena, per voli di scena, per queste ali. Quindi molto probabilmente ha fatto effettivamente delle cose da spettacolo, ma non ha mai fatto volare nessuno. Sta di fatto però che è arrivato a tanto così dall'alianto, perlomeno dal deltaplano, bastava fissare le ali. Certo, di nuovo, in ala fissa c'è bisogno della rincorsa per avere portanza, ma chi se ne frega, cioè alla fine corri e ti alzi. In realtà no, lui non ha mai fissato l'ala e quindi non è mai arrivato al concetto del deltaplano, dell'aliante. Ha cambiato sistema e si è messo a studiare quello che lui chiamava la vite aerea, o quello che molti chiamano l'elicottero, perché di base il senso è quello lì. Era un congegno a molla che, fatto girare, faceva decollo verticale. È il principio dell'elicottero.
L'elicottero a decollo verticale crea portanza invece che impattando l'aria per così, creando una colonna per così, questa è la ragione per cui l'elicottero sta in volo stazionario e non viene giù, perché potendo creare costantemente un sistema verticale può stare fermo in volo. E lui aveva fatto una roba del genere, anche questa funziona, ma per funzionare funziona, poi è tutto da vedere di che dimensioni l'aveva costruita, se era solo un modellino, se era solo un esperimento, però la vita aerea a tutti gli effetti di base funziona, perché è il concetto dell'elicottero. Poi Leonardo era interessato all'acqua e è stato al soldo, per così dire, è un po' brutto da dire, ma è stato al soldo di diversi potenti, tra cui quello con cui ha passato più tempo è stato il Duca di Milano, Ludovico il Moro, Ludovico Sforza. E ovviamente ai potenti interessano due cose primariamente, le armi e le tattiche. Leonardo non amava la guerra, per niente, lo vedremo dopo. Ah, piccola curiosità, tanto per dire che Leonardo non amava la guerra. Leonardo si era inventato quel palombaro praticamente, cioè lui aveva studiato un sistema per stare sott'acqua con un sistema respiratorio. A un certo punto scrive nei suoi appunti, io questo brevetto, non l'ha chiamato brevetto, io questa mia idea non la segno tutta e non la cedo perché so che la userebbero per ammazzare gente. Lui lo scrive proprio e infatti quell'idea, quel brevetto, diciamo, non l'ha mai ceduto. Però sta di fatto che doveva mangiare. E quindi è chiaro che se stai al soldo del duca Tizio Caio, comunque a loro interessa quello. Tant'è che quando lui manda il suo curriculum al duca Sforza, lui scrive, so fare armi, so fare l'ingegnere, so gestire i corsi d'acqua, so fare questo, so fare quello, quell'altro, postilla, e so anche dipingere se ti serve. Per cui quello era. Questo per esempio è uno studio ovviamente ingegneristico di parti di acqua, queste parrebbero delle viti di Archimede o comunque dei sistemi diciamo di carico, per così dire, a vite, qui ci sono ruote dentate, quindi questo è un tipico studio ingegneristico che Leonardo faceva, ma perché spesso glielo chiedeva, a lui interessava, però poi chiaramente molto spesso glielo chiedevano. E queste sono le armi, per cui lui ha fatto anche un po' di, diciamo, di idee di armi più o meno innovative. Questi per esempio sono le chiamabombarde, sono solamente dei cannoni, che sparano queste palle esplosive, quindi esplodono qui, si aprono e quando toccano terra esplodono, ripiene di probabilmente di sassi, ferraglia, qualcosa del genere. Quindi questo per esempio era un'idea di arma di Leonardo. Questa non è un'idea sua, non è lui a aver inventato le catapulte, ma questo disegno lo trovo particolarmente bello perché si vede proprio tutto lo studio ingegneristico con le molle di carico che girate caricavano la catapulta in maniera che quando la molli il meccanismo torna su. Lui aveva appunto studiato ovviamente le catapulte, la lunghezza di gittate e tutto quanto, perché tutta questa gente interessava avere delle armi in più. E poi le cose forse più famose di Leonardo, che però non ha mai fatto per fortuna, sono i famosi carri armati. Questo è un tipo, ce n'è un altro, dopo lo vediamo, questo è il tipo con le lame. Questa roba non è mai stata costruita, lui aveva pensato di praticamente caricare un carretto trainato, una biga sostanzialmente, trainata da un paio di cavalli e al girare delle ruote c'erano le lame dietro e le lame avanti che giravano caricate dalle ruote. Una roba del genere buttata in un campo di battaglia a fanteria è un massacro, chiaramente, però non l'ha mai fatto, per fortuna, probabilmente considerato come era lui, non dico che si sia rifiutato. E questa è invece il carro armato più famoso, il famoso UFO. Non è un UFO ovviamente. E questo è come? Disco volante. Il disco volante, l'UFO, esatto. E questo invece di essere trainato da cavalli esterni, c'erano due o quattro uomini all'interno che lo spingevano ed erano riparati da questa corazza. Lui, a lui sembra un UFO, lui in realtà si era ispirato a una tartaruga. E poi Leonardo, grazie. E poi Leonardo, siccome ha messo in postilla al duca Ludovico il Moro, dice guarda che se ti serve disegno bene come chiunque altro. Sì, in realtà un pochino meglio magari di chiunque altro. E adesso Leonardo non ha dipinto tanto, non ha dipinto tanto perché aveva due problemi, tra virgolette, Leonardo. Uno, il perfezionismo assoluto. Era quello del... sì, ma lo devo ancora mettere a posto, sì, ma aspetta, consegnalo perché ancora lo devo sistemare, ancora una pennellata, uno.
E due, aveva così tanti interessi, a volte era discontinuo. Per cui cominciava una roba, magari non la finiva, si stufava e passava all'altro. Per cui molto spesso lasciava le consegne in computer. E questa roba ogni tanto gli ha giocato anche qualche consegna, solo che lui era talmente... si sapeva vendere talmente bene che alla fine lo chiamavano sempre e poi ovviamente aveva una certa qualità. Questo è uno dei dipinti di Leonardo, quindi non sono tantissimi dipinti di Leonardo, questo è uno, e l'ho scelto, è la dama con l'ermellino, perché lui l'ha dipinto proprio quando era alla corte di Milano, dove ha passato più tempo. E questa è molto probabilmente Cecilia Gallerani, ovvero l'amante del duca. Il duo non ci ha avuto solo questa, dopo se l'è cambiata, però comunque questa era Cecilia Gallerani. E si suppone, tra le altre cose, che sia Cecilia perché Gallerani è il suo cognome e l'ermellino in greco si dice galè. E quindi probabilmente quell'ermellino ritenuto è una citazione al suo cognome. Potrebbe anche essere un simbolo di purezza, non di purezza virginale perché quello è l'unicorno, però comunque un simbolo di purezza della ragazza, quindi di nobiltà della ragazza. In questo viso si vede quello che era lo standard di bellezza dell'epoca. Quindi un viso perfettamente regolare, perfettamente ovale, che Leonardo va a sottolineare con la collana rotonda, con queste fascette che la ragazza porta in capo e con questa stranissima pettinatura che a me continua a sembrare che i capelli le passino sotto il viso. I tratti sono molto fini, molto regolari, gli occhi grandi, non è bionda. Se fosse stata bionda sarebbe stata veramente perfetta. Ok, non era bionda, è un ritratto. E lo si vede nei tipici abiti del Cinquecento. E una cosa che mi piace sempre dire è che i laccetti delle maniche è perché gli abiti del Cinquecento, agli abiti si potevano levare le maniche e si sostituivano. E questo ha dato origine al modo di dire tutto un altro paio di maniche. Deriva da qua. Questa è Cecilia Gallerani. Questo è il ritratto più famoso del mondo, è il quadro più famoso del mondo, è la Gioconda ovviamente. Allora, sulla Gioconda c'è stato un po' di maretta, perché per un certo periodo non si è molto saputo chi fosse sta Gioconda, nel senso che c'è chi ha detto che era ancora una nobile della corte Sforza, però no. C'è chi ha detto che era la madre di Leonardo, Caterina. No, anche un po' tanto giovane per essere lei. C'è chi ha detto che era Leonardo stesso, perché se si prende il viso della Gioconda e si sovrappone Leonardo, in effetti funziona. Però il punto è che in realtà molto probabilmente, diciamo al 95%, l'identità di questa ragazza, di questa signora, è Lisa Gherardini, la moglie di Francesco del Giocondo. Ecco perché Monna Lisa o la Gioconda. La Gioconda perché era la moglie del Giocondo. E la Monna Lisa perché Monna è Madonna, quindi mia signora, mia domina sarebbe. Quindi la Madonna Lisa, Monna Lisa, in contratto in toscano. Perciò in realtà diciamo l'identità della signora è abbastanza sicura. Quello che invece non è sicuro per niente è che dov'è questo posto qua dietro. Nel senso che la Monna Lisa è seduta su una balconata, questo sembrerebbe un oggetto, e dietro ha questo stranissimo paesaggio dove qui sembra di riconoscere un ponte, qui qualcuno ci riconosce l'Arno, qualcun altro ci riconosce altre zone di Roma, insomma, non si capisce dove sia questo posto. Ma molto probabilmente è un posto inventato da Leonardo, nel senso che lui probabilmente ha messo insieme una serie di luoghi, una serie di posti che aveva in mente e ha creato un luogo fittizio, un luogo ideale. E tra l'altro una cosa curiosa è che se si va a vedere l'orizzonte qui non corrisponde con l'orizzonte qua. Quindi questo probabilmente è un'altra ragione per cui quel posto lì non esiste veramente, è un'idea sua, è una sorta di pastiche. E l'identità della Gioconda, tra l'altro, era dibattuta perché era quella storia di Leonardo, ancora una pennellata e poi ti rendo il quadro, lui non l'ha mai consegnato ai committenti, perché lo devo ancora sistemare, non gliel'ha mai dato. Comunque sta di fatto che, al di là del paesaggio dietro, c'è una curiosità ancora riguardo a Leonardo, ovvero questa... Non c'entra con la Monna Lisa, ma perché? Dopo torniamo alla Monna Lisa. Questo è uno schizzo che Leonardo fa quando era ancora a Bottega del Verrocchio e è collegato, diciamo così, all'idea di paesaggio, questi paesaggi che Leonardo metteva con una certa importanza. Questo schizzo è importantissimo perché nell'arte occidentale è il primo quadro, non è un quadro, però è il primo disegno paesaggistico.
Nel senso che fino a questo momento, e in realtà non è che, cioè non è che questo disegno al momento che l'ha fatto è diventato famoso ovviamente, però diciamo che fino a questo momento i paesaggi nell'arte nostra occidentale sono sempre stati usati solo come sfondo a qualcosa, tipo sfondo ai ritratti dei nobili, ma mai un paesaggio fatto dal soggetto. Non c'era il concetto di paesaggistica come ce l'abbiamo noi. Ecco, questo fatto che Leonardo si mette lì e schizza giù questo posto è il primo disegno paesaggistico della storia occidentale, almeno riconosciuto, poi non so se spunta qualcosa prima di lui, ok. E questa frase è curiosissima perché è una delle poche, non ci leggo ovviamente io la rovescio, però so che c'è scritto quello per ricerca, questa frase è una delle pochissime frasi che Leonardo scrive su di sé. E lui scrive: quando io sono con Antonio sto contento. Antonio in questo caso non era il nonno, ma era probabilmente il marito della mamma. Quindi questa era la ragione, lui andava d'accordo con entrambe le famiglie, quindi stava un po' con una, un po' con l'altra, e lui qui era probabilmente andato a fare una sorta di passeggiato o qualcosa, aveva disegnato questa cosa e aveva appuntato questa bellissima frase: sono con Antonio, sono contento. Tornando un attimo alla Gioconda, la domanda è: perché è così famosa? Perché va bene, ma dopo tutto il soggetto, cioè, va bene, bella, d'accordo, ma voglio dire, in ritratto ne abbiamo a iosa, perché è la Gioconda? Allora, la Gioconda è stata un'innovazione quando lui l'ha fatta, soprattutto per due, tre punti. Allora, uno è la posizione della Gioconda. Allora, fino a questo momento i ritratti erano molto impostati, cioè se il nobile si faceva ritrarre doveva tenere un certo contegno, una certa posizione, guardare, noi oggi diremmo lo sguardo in macchina, cioè guardare davanti, guardare l'osservatore. Leonardo qui fa qualcosa di molto diverso, la Gioconda è molto rilassata ed è, ha una posizione che ha tre, praticamente tre giri, le mani in un modo, il busto in un altro e il viso in un altro. Questa cosa non si usava a fare. E anche l'espressione della Gioconda, il famoso sorriso che è diventato così famoso, è perché non si usava, cioè un nobile non si faceva ritrarre con questa faccia, si faceva ritrarre con un viso estremamente impostato, quasi inespressivo, ma non così. Questa sorta di viso un po' ammiccante, molto rilassato, era qualcosa che non è che abbia dato scandalo, però era una roba che non girava tanto. E la seconda, il secondo punto estremamente innovativo della Gioconda che si collega al terzo, cioè sono due punti collegati, è la tecnica. Leonardo era un amante delle velature. Lui ha fatto diversi quadri con la tecnica della velatura, quindi dava queste pennellate estremamente lievi, una sopra l'altra, sopra l'altra, sopra l'altra, fino a formare l'immagine. La tecnica delle velature, o alcuni la chiamano la tecnica dello sfumato, vabbè, lo sfumato poi può essere anche un'altra cosa. Questa tecnica dà una cosa particolarissima per cui guardando il quadro non si vede lo spessore del colore, ma soprattutto dà alla Gioconda e ad alcuni altri quadri di Leonardo, ma soprattutto alla Gioconda, questo stranissimo, questa stranissima caratteristica quasi pulviscolare, quasi atmosferica. Quasi atmosferica. E infatti la cosa che più aveva colpito la gente dell'epoca era stata: non c'è differenza fra lo sfondo e il ritratto. Discorso di prima, lo sfondo sta dietro, il ritratto sta davanti, un po' come noi oggi faremo nelle foto, lo sfocato dietro, il fuoco davanti, loro non erano sfocati, ma c'era uno stacco netto, dietro è semplicemente un fondale, davanti c'è il soggetto. Nella Gioconda non è così, nella Gioconda c'è un tutt'uno. Infatti si erano stupiti tantissimo i contemporanei dicendo: è incredibile, questa persona sembra una creatura dello spazio stesso. E questa, oggi noi forse non ce ne rendiamo più tanto conto, un po' perché siamo abituati a vedere la Gioconda e un po' perché abbiamo 5 secoli sulle spalle in più, ma all'epoca era stato qualcosa di per nulla evidente, e quindi ecco perché la Gioconda fin da subito è diventata così famosa. Quando Leonardo è morto, appunto, non era dai committenti perché lui doveva sistemarla e poi alla fine non l'aveva mai data, e l'aveva lasciata in eredità al Salai. Gian Giacomo Caprotti. Salai era uno dei suoi allievi ed è stato il suo compagno per un periodo. Leonardo era omosessuale, sì, perché ha avuto una relazione con Salai, anche relativamente duratura, forse bisessuale, perché si sono trovate delle lettere abbastanza birichine con delle donne. Quindi viene a capire se erano semplicemente amici o se effettivamente c'era altro. Nel caso voleva dire che Leonardo aveva le relazioni con entrambi i generi. Un altro dipinto famosissimo di Leonardo, il Cenacolo. Adesso lo metto su intero, giusto un attimino, ho fatto lo zoom nella parte centrale, ora lo metto intero.
Allora, il Cenacolo, o l'ultima cena, sta a Milano, quindi molto vicino, a Santa Maria delle Grazie. È stata commissionata dal famoso Ludovico il Moro, che lui ci ha vissuto insieme, tantissimo, l'ho vissuto molto a Milano, ed è diventato molto famoso anche lì. Allora, andiamo a vedere l'impiego, diciamo qualcosa. Allora, innanzitutto, come è fatto? L'impianto prospettico. All'epoca era stata, diciamo, inventata o scoperta la prospettiva. Si utilizzava quella centrale, la prospettiva è centrale o occidentale, in pratica, o di centro o d'angolo, o fatta così d'angolo o fatta così di centro. Si usava quella centrale come la scuola di Atene all'inizio. La prospettiva centrale era una sorta di manifesto, cioè un manifesto della scienza. E normalmente il fuoco, cioè il punto dove tutte le linee guida convergono, è detto fuoco o punto di fuga, normalmente veniva piazzato in un punto particolarmente importante. Nella scuola di Atene stava tra Platone e Aristotele, in questo caso sta sulla fronte del Cristo, e infatti si vede molto bene nel soffitto a cassettoni, prolungando le righe si arriva più o meno alla fronte del Cristo, ed è una prospettiva centrale, un impianto prospettico molto molto chiaro, si vede anche qui nella linearità di queste sorte di porte, diciamo, non sono porte, sono più degli stendardi a muro. Queste mimavano delle finestre che c'erano in effetti nel refettorio, e qui troviamo un'ultima cena che è innovativa anche qua per un po' di per un po' diversi. Allora, innanzitutto non c'è il pane e non c'è il vino. Perché? Perché Leonardo si rifà al Vangelo di Giovanni dove l'Eucaristia non è citata. E uno. Questo è da Brown, è quello che nel Codice da Vinci dice essere la Maddalena, ok, in realtà è San Giovanni, ed è il discepolo preferito, quindi sempre ritratto come un adolescente molto giovane, molto grazioso. Qui c'è Pietro, qui da qualche parte, ora che qua non vedo molto, qua da qualche parte c'è un coltello, è Pietro che tiene il coltello nascosto perché dopo taglierà l'orecchio a un paggetto, a un servo. Qui c'è Giuda, ecco, questo è anche molto interessante, ovviamente è il momento in cui Cristo dice qualcuno mi tradirà, e Giuda fa questo e rovescia anche una stalliera. E la cosa molto importante è che fino a questo momento, nell'ultima cena, Giuda veniva sempre messo di qua dal tavolo, perché si doveva proprio far vedere, e Giuda è qualcosa di diverso, cioè lui ha tradito Cristo, gli altri no, quindi tutti di qui, insieme a Cristo, e Giuda di là dal tavolo, era proprio un simbolismo. E qui Leonardo non lo fa, infatti Giuda è lui che si ritrae, ma è insieme a tutti gli altri, diciamo, nel mucchio, per così dire, non è estrapolato dalla folla. Questo affresco, perché tecnica, allora, una cosa, dovrebbe essere un affresco, nel senso che è su un muro, però Leonardo non era amico della tecnica dell'affresco, perché la tecnica dell'affresco è su una mano di bianco, ci mette il colore, quel che è fatto è fatto. Infatti nell'affresco si possono leggere le cosiddette giornate, cioè si vedono proprio i bordi di dove una giornata dipinto qui, una giornata dipinto lì. Leonardo era quello della pennellata in più, ci devo ancora pensare, quindi figurati se da su una mano di bianco ci mette il colore, neanche per idea. E lui non ha fatto, infatti non ha usato la tecnica dell'affresco. Si è creato delle tempere a base d'uovo, che era bellissimo, due anni dopo si stava già scrostando, perché ovviamente non gli teneva il colore, quindi l'esperimento è andato malissimo, e oggi i restauratori lo tengono così, però è una roba che, cioè, è super miracolo, praticamente basta niente che questa roba crolla e viene giù, per questa ragione, per la tecnica che ha usato Leonardo. E la stessa ragione è quella del dipinto perduto, l'ultima chicca che ho voluto raccontare stasera. Anche questo tra un attimo lo vediamo intero, però prima diciamo due cose. C'è un dipinto perduto di Leonardo, che tecnicamente sarebbe un affresco. Allora, sarebbe la battaglia di Anghiari. Allora, a Firenze, dentro Palazzo Vecchio, il committente ha dato una parete a Leonardo e una parete a Michelangelo, che tanto si volevano tanto bene, si sarebbero potuti vedere tutti i giorni, no? Allora, alla fine neanche Michelangelo ha fatto la sua, ma cosa è successo sulla parete di Leonardo? Lui aveva la battaglia di Anghiari da far su, quindi una battaglia tra fiorentini e milanesi. E lui che cosa ha fatto? Che fa l'affresco? No, perché sennò deve andarci e deve lasciarlo così. Allora, visto che la tempera dell'ultima cena non era stata una buona idea, si è andato a studiare le tecniche dei romani e ha trovato una tecnica che si chiamava encausto, È una tecnica, praticamente ci sono dei pigmenti a base di una cera particolare, vengono applicati, possono essere lavorati tranquillamente, poi
si va sotto con dei bracieri, quindi con del fuoco, oppure vicino, non sopra ovviamente, però vicino con dei ferri roventi, la pittura si fissa e la cosa è a posto. Benissimo, peccato che sta roba era una roba tipo 7 metri per 5. Quando lui ha messo la prima parte di colore, ci è andato sotto con i bracieri, la parte sotto si è asciugata, la parte sopra è colata tutta. In pratica lui si è trovato quella roba che aveva fatto completamente distrutta, alla fine la cosa è andata via così, l'ha lasciata lì, è chiuso, è andata così. E che cosa è successo? Che una cinquantina d'anni dopo il Vasari viene incaricato di dipingere le pareti di Palazzo Vecchio. E quindi la domanda è, cosa ne ha fatto di dipinto di Nano? Ok, non era, cioè, sta roba non era neanche non finito, era proprio una cosa che poi era andata male, quindi era stata distrutta magari già prima, può essere, oppure il Vasari ci ha dipinto sopra. Però il Vasari ammirava molto Michelangelo, Leonardo, quindi ha lasciato forse una sorta di intercapedine, ha dipinto lui? Si è provato a fare dei sondaggi e dentro la pittura del Vasari non c'è niente, ma è chiaro che non si può tirare giù la pittura del Vasari. E quindi quello che ci resta è solamente dei cartoni, però non è il cartone di Leonardo. Allora, ovviamente prima di fare un affresco, prima di fare qualunque dipinto si fa degli studi, cosiddetti cartoni. Per l'affresco ancora di più, perché dopo vengono bucherellati, si fa lo spolvero, eccetera. Leonardo si era fatto questo cartone enorme, grande quanto la parete. E questo cartone, fino anche al 700, era stato visto e copiato da persone. In questo caso, per esempio, è il cartone, o probabilmente una parte della battaglia di Anghiari, quindi una parte del cartone di Leonardo, copiata da Rubens. Ok, e il cartone di Leonardo che fine ha fatto? Perché va bene, la pittura abbiamo capito che fine ha fatto, ma il cartone? Allora, non si sa dove è finito, anche perché non è esattamente una roba piccola. Sono a quel punto 7 metri per 4, cioè è una roba piccola, quindi che fine ha fatto sta roba? Non si sa, e non ci sono neanche delle ricerche per andare a scoprirlo. Però ci abbiamo, diciamo, le parti almeno copiate da altri. E questo è o una parte o tutto di quello che era il cartone della battaglia di Anghiari. E qui vediamo tutta, se si vuole, il disgusto che Leonardo aveva per la guerra. Infatti, come si vede, a parte il fatto che c'è proprio questa sorta di nodo, di vortice, si capisce quasi niente, cioè bisogna andare a capire che questo è un cavallo, questo è un altro, queste sono le due zampe una sopra l'altra. C'è questo vortice, vortice ovviamente sottolineato anche dai panneggi dei soldati, e questi quattro, sono quattro, uno, due, tre e quattro, e poi ci sono due pagi, qui c'è un altro ragazzo, qui ci sono due pagi che si stanno praticamente sgozzando, e queste quattro persone all'inizio a colpo d'occhio non si capisce perché cosa stanno facendo, fino a quando qui si capisce che c'è uno stendardo, cioè praticamente il simbolo del vincitore. E questo ci fa capire come Leonardo, in sostanza, ci fa vedere il disastro della battaglia, ma non veramente l'oggetto della battaglia, cioè non c'è niente di vittorioso in questo studio. E anche un'altra cosa molto interessante sono i visi delle persone, estremamente caricaturali. Leonardo faceva degli studi di caricature, ma non è che le mettesse nei dipinti veramente. Qui le mette proprio per mostrare come la violenza, diciamo, sfigura gli uomini. Sta di fatto che quest'opera non si sa dove è finita. Si può dire che Leonardo se l'è portata nella tomba, in un certo senso. E appunto, dov'è la tomba di Leonardo? Allora, Leonardo negli ultimi 3-4 anni di vita viene invitato in Francia da Francesco I e va a vivere ad Amboise. Muore lì nel 1519, non si sa esattamente di cosa. Ho letto in una fonte che parrebbe che gli si fosse anche bloccata la mano destra negli ultimi tempi, quindi cosa può essere stato? Può essere stato un infarto? Un ictus? Un tumore? Non si sa. Comunque, insomma, non si sa di cosa è morto, per adesso almeno. E viene seppellito nella cappellina vicino ad Amboise, nella cappellina di San Florentin. E rimane lì. Il problema è che poi arriva la rivoluzione francese dopo un po'. E questa cappellina viene avanzata con un po' tutto il resto. Successivamente viene smantellata, le pietre vengono usate per il castello e tutte queste ossa vengono sostanzialmente buttate in una fossa comune, perché non era l'unico seppellito lì ovviamente, vengono buttate in una fossa comune. Quindi tecnicamente Leonardo sarebbe andato perso. Però c'è anche da dire che a metà dell'Ottocento una persona rinviene lì, in quella cappellina o vicino a essa,
uno scheletro intatto di una persona alta, circa 1,75 m, che per l'epoca era un'altezza di tutto rispetto. E Leonardo era descritto come un uomo bello, atletico e alto, più alto della media. Va bene, a fianco a questo scheletro c'erano una lapide spaccata sulla quale si leggeva solo Eo Dus Vinci. Quindi l'ipotesi è stata Leonardo Vinci? Leonardo Vincius? Qualcosa del genere? Se così fosse, quello allora era lo scheletro di Leonardo intatto? L'hanno preso e l'hanno seppellito qui, cioè dove è tuttora, ovvero nel castello di Amboise. Non si sa però se sia lui. Piccola curiosità, l'altro ieri, il 29 aprile, su Lanza esce una notizia: ha trovato una ciocca di capelli di Leonardo. È vera? Adesso è da capire se questa cosa è vera o no. Se fosse vera, avremo il DNA. E se abbiamo il DNA, si può verificare se lo scheletro è davvero il suo. Magari non lo è. Se lo è un colpo di fortuna assurdo. E questa cosa è proprio una notizia praticamente dell'altro ieri. Leonardo muore il 2 maggio 1519, quindi esattamente 500 anni fa oggi, circa, perché ci sono i 10 giorni di mezzo. Quindi, ok, tra circa 8-9 giorni. Però tecnicamente oggi, o noi festeggiamo oggi i 500 anni. Io spero che per i 500 anni vi siate divertiti questa sera. Io mi presento, sono io, mi chiamo Beatrice, come ha detto Elena all'inizio, ho aperto l'Accademia nel 2016 e diciamo la mission di questa Accademia è divulgare, quindi lo facciamo tramite corsi, lezioni, divulgazione come in questo caso, spettacoli. Questi sono i nostri contatti, dopo li rimetto, e per farlo lo facciamo tramite gli spettacoli, e che mi piace che la cultura sia sempre in forma di spettacolo, quindi che non sia una roba noiosa, perché non lo è. E per insegnare, io sono appassionata di neurofisiologia, quindi per insegnare sto brevettando, per così dire, un metodo che in realtà ho sempre usato su di me e anche sugli altri, che viene convalidato, diciamo così, dal funzionamento del cervello, quindi è un metodo che permette di imparare a tutta l'età, ma questo ok, per forza, perché non si smette mai, cioè il cervello non si ferma mai finché non si ferma veramente, e permette di imparare, di incamerare molte informazioni, di imparare molte abilità con, diciamo, una fatica commisurata per il semplice fatto che vado a utilizzare la macchina per come è fatta. E l'ultima cosa, qualcuno qui già fa parte del nostro gruppo email culturale, per chi fosse interessato vi ho lasciato poi un foglietto, lasciatevi il vostro nome e la vostra email, se vi fa piacere vi inserisco, e ovviamente faccio sapere quando faccio spettacoli, conferenze, e ogni tanto condivido materiale culturale, se faccio anche dei corsi online, eccetera, li condivido. Quindi io rimetto i contatti e spero che questa ora abbondante di tirata vi sia stata divertente, e spero che vi sia piaciuta. Grazie. Grazie Beatrice, ci sono domande? Allora, se sei a disposizione. Scusa, tante cose si può domandare. Cioè, se io volessi comprare una biografia, come faccio a sapere quale è più autentica e quale è più autentica? Diciamo che quelle più moderne tendenzialmente sono più autentiche. Cioè, per dire, c'è della biografia dei Vasari, dipende quanto è attendibile. Leggere la biografia di Polidoro è attendibile. Ma se non fosse... Sì. Libri scritti da storici, ma pure anche Massimo Polidoro se ne occupa. Diciamo che le biografie moderne, se sono scritte da persone storicamente serie, sono attendibili, perché dove non c'è la sicurezza lo dicono. Quindi guardate, questa cosa ci è passata, ma non sappiamo se è vera. Mentre invece chiaramente andare a pigliare la biografia del Vasari, sì, sembra quasi, cioè, viene detto che lui aveva questa abilità perché gli aveva dato il soprannaturale, lui, ecco, che era quello di interesse storico, che altro. Prego. Sì, dimmi. Ah, ok. Grazie. Sì. Può donare un attimo alla dama con le medie? Sì. Per favore. È una cosa che mi ha colpito. Sì.
la grandezza della mano. Di una mano, vero? È un pelo proporzionata. Sì. Ho detto che lei mi pare che lei ha scritto, ma c'è anche uno studio della mano, una particolare. Sì, allora, non so se può essere che l'ho detto a voce, perché diciamo che quella mano qui, è, allora, quella della dama è un pelo sproporzionato, in effetti, perché se si guarda la grandezza della mano, qui sotto la mano è così, no? Se la guardo con la grandezza del volto, anche le ossa sono un bel po' spesse. Sì, beh, Leonardo era umano, ma poi soprattutto la cosa interessante è che questo tipo di mano, se io l'ho detto come un artiglio, è vero, cioè questo tipo di mano estremamente nodosa, lunga, è molto tipica di Leonardo. Veramente la Vergine delle Rocce ce l'ha in mente, che c'è quell'angelo con quel dito così che indica San Giovanni, cioè la mano è proprio tipica, oppure anche il San Giovanni, che sarebbe il Sarai, quel San Giovanni messo così con i riccioli biondi, anche quella mano lì, andate a vedere, molto simile a questa. Quindi, è una mano maschile. È una mano maschile, cioè Leonardo aveva proprio queste caratteristiche di fare queste mani lunghe, enormi, e anche quella dell'angelo che è messa così, quel dito è molto, cioè... Non c'è nemmeno un gioiello. Non c'è nemmeno un gioiello a parte la collana, e questo probabilmente perché la ragazza era sì nobile, ma non un eccesso, diciamo. Sì. Anche la spalla che faccio così... Questa trovi? Dici? Ma quello devo dire che non vedo, però può essere, eh? Può essere, magari può essere anche la posizione, quello. Dimmi, Franca. Interessante anche l'affresco dell'ultima cena, no? Che è tutto fatto in triangoli. Eccolo qua. È tutto fatto in triangoli. Ah, cioè, capito cosa intendi? Sì, ma anche i 12. Questi? Sì, i 12 apostoli sono fatti. Sono, c'è una costruzione geometrica sotto, sì, esatto. Lui aveva questo sistema dei triangoli. E per la mano che diceva il Signore, anche Rembrandt sul figlio prodigo, c'è questa storia delle due mani, una è femminile e l'altra è maschile. Sta a vedere in quei tempi cosa si voleva dire anche nel quadro, no? Magari. Per esempio, la Vergine delle Rocce, io non l'ho messo, cioè, penso che ce l'hai presente, no? Quello con la Madonna. Sì. E poi la mano c'era quasi tutti col dito, come. Così, San Giovanni è sempre così perché indica sempre la croce. Sì, sì, e poi lui aveva questo modo di mettere molto classico. Sì, sì. O così anche, così. Sì, l'angelo così. E lì, per esempio, sulla Vergine delle Rocce, allora, tecnicamente è Gesù Bambino e San Giovannino, anche perché San Giovannino sta così, Gesù Bambino sta in benedizione. Ma alcuni hanno detto che Leonardo era praticamente lì, avrebbe voluto ritrarre il concetto dei sofisti con doppio Gesù, uno carnale, uno no. Sì, sì. Sta a vedere poi che cosa è vero. Sta a vedere cosa intendeva. Ecco, c'è da dire che San Giovannino sta così e Gesù sta benedicente, quindi molto probabilmente sono effettivamente Gesù e San Giovannino. Per Rembrandt è chiaro, perché Rembrandt voleva appunto fare Dio sia maschile che femminile. Ma per Leonardo è difficile capire. No, ma io, allora, mia banalissima, credo semplicemente che sia, adesso, fa strano dire la sua mano, ma per mano intendo la caratteristica tipica di ognuno di noi, no? Se ognuno di noi si mette a dipingere, quando prende il mestiere, ognuno ha la propria mano, cioè le proprie caratteristiche, e quello l'altro ci aveva una di quelle. Ma a me piace che ci sono questi bagni nella pittura, perché sono umane. Che molto cuore a questa mano lunghissima, no? Dato che Leonardo da Vinci era anche astrologo, si interessava di astronomia, risulta da qualche parte un collegamento magari fra Galileo Galilei, che è vissuto pochi anni prima, e Leonardo? No. Sì, dopo, sì, vabbè, comunque. Allora, tra loro due... Galileo Galilei sì, dopo 1600, sì, allora, tra loro due, non che io sappia, però era il periodo, nel senso che era proprio un periodo di fermento scientifico. E ovviamente all'inizio, quando era ancora, tra virgolette, in sordina, la Chiesa non se ne interessava più di tanto. È chiaro che quando è arrivato Galileo a dire «Ehi, ma lo sapete che la Terra non è al centro, chiaro pubblico?», non gli è andata più così bene, quindi hanno cominciato «Ehi, ma no, non è vero, ah, ma è una speculazione, eccetera». Però più che... Allora,
non che io sappia un legame tra loro due, ma era proprio il periodo storico, quindi questo fermento di scienza che cominciava a nascere, e quindi c'erano tutte queste personalità che cominciavano ad osservare, a costruirsi, per esempio il telescopio, come non che se lo sia costruito lui, ma come Galileo, guardavano, disegnavano e facevano tutti questi studi. Perché tra l'altro, qualche anno fa, forse 5 o 6 anni fa, è stata mandata in orbita, è stato mandato in orbita un satellite con la riproduzione dell'uomo di Vitruviano, esattamente, con tutta una serie di indicazioni per far vedere che era partita dalla Terra, che c'era un pianeta che era la Terra, che l'uomo che la abitava era fatto così, sì, nella speranza che la sonda un giorno o l'altro arrivi in mano a qualcuno che è capace di interpretarla e naturalmente di dare una risposta. Esatto. Questa sonda viaggia da forse 5 o 6 anni. Si fanno infatti questi esperimenti. Sarà da aspettare se qualcuno, sì, se qualcuno la trova. Fanno questi esperimenti anche su questi marchi su disco d'oro dove mettono formule matematiche, codici binari, cioè cose che non sono legate appunto a una lingua, ma che possono essere ipoteticamente con formule matematiche, quindi teoricamente universali, essere decrittate. E l'uomo, perché l'uomo vitruviano? Allora, tra l'altro, piccola parentesi. Dicono, qualcuno dice, che sia l'autoritato di Leonardo, ma probabilmente no, è semplicemente un uomo X, cioè una sorta di standard. E Leonardo l'aveva fatto per studiare le proporzioni e probabilmente l'idea di base non è neanche sua, cioè il disegno questo è suo, però l'idea dell'uomo vitruviano deriva probabilmente da più vecchia e fa vedere le proporzioni, quindi le proporzioni entro cerchio e quadrato che erano simbolo, diciamo, di proporzione e perfezione, e quindi penso che l'abbiamo usato un po' perché è un simbolo per noi e poi proprio perché effettivamente un uomo medio è fatto così, e quindi sì. Ah, sai che mi manca questa? Questa mi manca, devo andare a vedere. Ma pensa, anche è interessante. Che è retrocedente, che ha detto che c'è un coefficiente continuamente che ritorna nelle proporzioni. Ecco, ma pensa, ma questa mi mancava. Ecco, è interessante. Forse c'è l'altro che vuole che... ok. No, mi interessa Leonardo Scienziato, rispetto alle teorie scientifiche odierne sulla natura, c'è qualche cosa che ha origine Leonardo che è ancora adesso ritenuta come vera? Allora, l'informazione in sé è difficile da dire, nel senso che quando un'osservazione è corretta perché lo è. Ma quello si può dire in un certo... Esatto, si può dire in un certo senso che Leonardo è stato l'inventore del metodo scientifico o comunque un precursore, quindi lui era, cioè praticamente lui all'epoca come funzionava la scienza più o meno, i filosofi dicevano questo, Dio dice questo, quindi le cose stanno così e non si può obiettare. Leonardo, facendo tutte queste sue osservazioni, tutti questi esperimenti, non si preoccupava di questa cosa e diceva il metodo scientifico, osservazione, ipotesi, verifica, teorizzazione. Questa cosa, questo che lui chiamava figlio dell'esperienza, è diventato poi alla fine il metodo scientifico. E quindi si può dire che in un certo senso dobbiamo a Leonardo, non solo a lui, però molto a lui anche questo. Lui era un grande osservatore. Tantissimo, tantissimo. Lui era veramente, ma a livello che fermava la gente per strada per picciarla, perché magari vedeva qualcosa che gli piaceva, pensava di poterlo riutilizzare, infatti fermava la gente. Sono belli anche i suoi scritti, io li ho letti. Ma dai. Sì, ho un libro che avrà, non so, 3.000 pagine. Sì, sì, ha scritto una valangata di roba. Ha scritto anche poesie. Sì, sì, poesie. Testi. È bellissimo, bellissimo. Perché si conquista di Michelangelo che sia così, ma è da tanto. Ok, se non ci sono domande ringrazio Beatrice, magari facciamo un nuovo applauso. E niente, spero che ci vedremo tra magari 500 anni.